tutti soddisfatti, ad Appiano Gentile come a Formello. Il giorno dopo Inter-Lazio continuano a giungere reciproci segnali di soddisfazione. Da parte nerazzurra per come la squadra ha reagito, dominando la ripresa anche sul piano del gioco. Da parte laziale per come la crisi sia stata vinta con l'abnegazione, l'applicazione degli schemi, la dirompenza fisica. Sentire Hodgson e Zeman per trovare ulteriori conferme. Forse il secondo tempo contro Lazio è stato il nostro meglio 45 minuti in campionato, in tutto caso. È normale che dispiace perdere le prime due partite del campionato. Io penso che se giochiamo sempre così ne perderemo poche. Per i seguaci della modernizzazione calcistica, Inter-Lazio è risultato il puro passaggio dalla lavagna al campo. 12 gli offside fischiati da Collina a danno degli avanti interisti. Ben 49 sono stati gli interventi fallosi sanzionati dall'arbitro bolognese. Il gioco, spesso in 30 metri, è la giusta causa. 7 i laziali ammoniti, a testimonianza del battito animale che ha animato la squadra di Zeman. Sostiene Beppe Signori, intervistato stamane dal collega Gianni Bezzi. Abbiamo fatto il primo punto di classifica, siamo contenti, abbiamo recuperato anche sul piano fisico, quello morale anche, per cui affrontiamo la prossima partita di Coppa nelle migliori condizioni. Proprio il capitano della Lazio ha suggellato gli ottimi 30 minuti iniziali con un diagonale che non ha dato scampo a Pagliuca. Gol numero 102 in Serie A per Signori, il settimo personale rifilato all'estremo difensore dell'Inter. Vantaggio vanificato 7 minuti più tardi da Anglomà. Prestazione eccellente, quella del francese, perfetto nello stacco sulla punizione di Ganz. Inter e Lazio dunque verso Guingamp e Lens. Il 3-0 ottenuto, non senza patemi dall'Inter, 15 giorni or sono, consente a Hodgson di procedere alla turnazione. Fortunatamente ha 3 gol a vantaggio, ma spero che non sarà un problema di passare questo torneo. È impossibilità per me anche di mettere qualche giocatore in campo che ha bisogno di giocare. L'1-0, colpo vincente di José Antonio Chamou in Francia, al termine di un incontro sempre in salita per la Lazio, Lazio che dovrebbe schierare anche Casiraghi, fa dire a Luca Marchegiani. Però io non credo che la buona prestazione debba farci sentir bravi. L'Inter s'augura di mettere Youri Djorkaeff nelle condizioni di dare la svolta in campo. Lo vuole il francese, lo pretende, seppur pazientando, Roy Hodgson. Lui è un giocatore di grande classe, ha bisogno di tempo di trovare sua posizione e sua collaborazione con suoi colleghi. Io sono contento di avere un giocatore della sua classe e io so che durante la stagione lui...